Buonasera, benvenuti a San Siro, questo è Milan Juve, è già domani, un saluto da Piero Gibardo, Antonio Di Gennaro. È come sul lettino dell'analista, una sorta di terapia di coppia per Milan e Juve, grandi deluse del campionato, ovviamente con una gradazione molto diversa. Il Milan ha comunque centrato il terzo posto, che significa certezza della Champions, la Juve chiude settima e sconsolata. Candreva sulla pressione di Antonini, la giocata in posizione regolare verso Iaquinta, destro sul fondo. La giocata verticale, geniale, verso Antonini. Attenzione a Borriello e Pato, che segnale di rigore, il cross morbido sul secondo palo. Pato! Buffon. L'assalto di Antonini, prova a arrivare Poulsen e disturba in qualche modo Borriello. Palla che diventa buona per Seedorf e quindi Antonini. Antonini e Pato, Antonini, destro! 1-0 Milan! Ed è la gioia per Antonini, ma grande verticalizzazione rossonera. Centralmente ancora una volta si apre la difesa, ma si apre anche il centrocampo della Juventus. È bastato un non dai e vai, molto bravo Antonini, con grande decisione. È partito centralmente, ha aspettato anche il ritorno di Cannavaro, ha cercato di ostacolarlo, forse ha sborsato anche la palla, ma il pallonetto beffa Buffon. Palla per Ronaldinho, tocco verso Pato che è impreciso, poi però ancora Pato, Ronaldinho, Digno! 2-0 Milan! La difesa della Juve che ha fatto un'esitazione di troppo. No, l'assist di Ronaldinho aveva controllato bene Grosso nella posizione, si è fatto recuperare, pressare e portarsi via la palla, e poi ci hanno pensato con una velocità sia Ronaldinho che Pato. Lo scambio ha messo davanti al portiere questo giocatore che difficilmente sbaglia. Candreva vuole il day by con Salihamidžić, che va al cross, colpo di testa che termina fuori di nulla, ha provato Cannavaro, grande scelta di tempo. Zambrotta, poi Pato capisce che può andare da solo, pesca bene Zambrotta, dentro c'è ancora Borriello, occhio al cross, alla messa fuori, diventa buona ancora per Ronaldinho, la pressione di Ponce, di piazzato, 3-0 Milan, come l'andata, doppietta per Ronaldinho. Di piede Zemina, sì, laterale, ma molto lento, quindi Ronaldinho solo può stoppare, può guardare, e poi da lì quel tiro non forte ma sempre preciso, interno piede a girare sull'altro palo, Manni che non ci arriva. Camoranesi prova mezzo a due, Camoranesi, è buono lo spunto, palla per Del Piero chiuso all'ultimo da Zambrotta. Ultimi 5 secondi della partita perché non ci sarà recupero, arriva l'intervento di Borriello, Cannavaro, finisce qui, finisce malissimo per la Juve, finisce con un sorriso per il Milan, con la 20ª vittoria in campionato, con l'obiettivo terzo posto, con i 70 punti, con l'abbraccio di Leonardo con i suoi collaboratori.